fresca del mattino, porta via le tristezze della notte e riempie la mia casa degli odori più antichi e naturali. Ali ho peso sulla porta per cacciare miei spiriti burloni. Pasta bianca lievitare sotto il trave per il pane di domani. Vita sana e aperta, vino pronto, buon barbera per gli amici. Dalle chiese sopra i colli giungono i rintocchi di campane. Terra bassa, visi stanchi, occhi fieri, luminosi d'allegria. Prosipate la gloria verso sera, una preghiera anche a Maria. Poi la notte, fresca notte di collina. È bello con gli amici far mattina. Tornare quando già sorge l'aurora, che sorprende un contadino che lavora. Notti piene di canzoni nell'estate, per toccare il cuore delle innamorate, per rubare un po' d'amore alle stelle e domare anche il cuore più ribelle. La vendemmia riempie d'uva le bigonce e i cuori di speranza, mentre l'ultimo pittore impressionista coglie i segni dell'autunno. Si farà una grande festa, i cantori saranno tutti in prima fila. Ogni nota sarà un attimo di tempo dedicato a questa vita. Poi la notte, fresca notte di collina. È bello con gli amici mattina, tornare quando già sorge l'aurora, che sorprende un contadino che lavora. Notti piene di canzoni nell'estate, per toccare il cuore delle innamorate, per rubare un po' d'amore alle stelle e domare anche il cuore più ribelle. Grazie! Buonasera, buonasera da vicino e da lontano i più cordiali saluti musicali firmati da Piero Montanaro. Grazie, grazie di essere presenti. Una serata particolare perché osare portare la poesia su un palco non è una cosa semplice. Però insieme alla poesia ci saranno anche le canzoni. E soprattutto ci saranno generi diversi di canzoni, questa è la cosa molto importante. Quindi il menu è veramente molto bello, molto variegato. Intanto io mi presento per quelli che non mi conoscono. Io sono astigiano, sono di Asti, mi chiamo Piero. Abitualmente lavoro in televisione in Piemonte, su Telecupole, non so se la vedete o meno.
Niente, e quindi scrivo canzoni, ho scritto una canzone Fortunata che qualcuno di voi forse conosce, che è Amici miei. E tra gli amici ho anche la fortuna di avere la famiglia Chinosi, col maestro Domenico. Domenico, dove sei? Vieni un po' qui che mi hai coinvolto. Domenico Chinosi, c'è? Accogliamolo con un applauso, ecco. E con Francesco. Francesco si vede che è il figlio di Domenico, molto probabilmente. Quando lui va a lavorare a Predalbora, che è un posto magnifico in montagna, tra i boschi, eccetera, gli vengono sempre queste idee un po' particolari. Bravo Pietro. È vero? Bravo. E in questo caso ho avuto anche l'idea di coinvolgere me. Un amico si coinvolge sempre, un grande amico. Non solo, ma lui ha esagerato, ma ha già detto tieniti pronto per il 25 di giugno. 25 di giugno a San Giovanni. Tu sarai dei nostri. Dicami. Ovviamente anche Giuliano. Sì, ma la serata è ricca, se non ho perso la scaletta, la serata è ricca veramente di ospiti. Senti, dato che tu conosci molto bene gli artisti che di volta in volta andremo a presentare, e dato che io e il signor Chinosi abbiamo una cosa in comune, forse non sembra, perché lui è una persona compita, a posto, capelli corti. Anch'io sono stato insegnante molti, ma molti anni fa. Ecco, non... Ciao maestro, maestro di musica, maestro insegnante, maestro, maestro sempre. Va bene, grazie. Allora, vediamo un po' che cosa... Fatta l'apertura con Notte di Collina, non ci... Senti, ma io li vorrei invitare qui sul palco. In musetta! Li ho conosciuti. Allora, diciamolo, mentre loro si preparano, noi diciamo alcune parole di presentazione. Lo scorso anno d'estate, era a fine ottobre, cos'era? Quando fine ottobre, il 30 ottobre. Ecco, esatto. Io ho avuto la malaugurata idea di inventare una manifestazione veramente molto, che è stata poi una giornata bellissima. Dagli Appennini alle Langhe. Appennini, siamo a Groppallo, da quelle parti lì. Le Langhe sono le colline da dove arrivo io, l'Albese, tanto per darvi una indicazione geografica. E in quel contesto abbiamo avuto gruppi, cantanti anche del folklore, che arrivavano dall'Appennino, da Piacenza, dal Piacentino, e poi anche gruppi piemontesi delle Langhe. Ah, vi siete strumentalizzati. Ecco, allora dimmi due parole su questi, ma questi sono bravi, mamma mia, li ho sentiti, ma non eravate quattro? C'era anche una signora, se ricordo bene. Sto lavorando la scala stasera, perché è un orchestrale, ha dovuto andare a lavorare. E quindi invece noi, invece della scala, stiamo qui sul palco. Sì. Poverina, pensa che lei sta sulla scala e noi siamo sul palco. Ciapali. Sempre palco, sì. Sempre. Allora, grandi musicisti, la musica tradizionale. Domenico, in sintesi, poi dopo li lasciamo suonare. Sono troppo bravi. In sintesi. In sintesi, sono troppo bravi. Non abbiamo mai picchiato nessuno. No, veramente siete veramente molto bravi. E devo anche dire che mi sarebbe piaciuto ospitarvi anche nelle mie trasmissioni a Telecupole, e spero che un giorno o l'altro magari va bene? Allora, come primo pezzo allora? Questo qua c'ha la memoria. Polca? Polca del Rosso, che è una polca tradizionale della Val Trebbia, che era da un vecchio suonatore. Quindi voi andate a riprendere brani tradizionali e riproponete. Visto che non abbiamo i titoli, diciamo da chi l'abbiamo sentito. Perfetto, vai con la musica! Thank you.
La vostra musica è talmente coinvolgente che stavo per far ballare Domenico Chinosi, proprio perché mi veniva voglia di ballare, ecco. Questi erano i balli che si facevano sull'Aia una volta. La musica principalmente da ballo, oltre altre robe. Di dove siete voi? Vediamo un po'. Di Bobbio. Di Bobbio, tutti e tre di Bobbio? Ah, qui, lì è proprio concentrata la musica popolare, c'è una rassegna e così via. Secondo brano. Il secondo brano eseguiamo una mazurka suonata e cantata che si chiama Lena. Ah, Ascutuma Lena. Grazie. Sono arrivato a passo di danza. Hai le tue ammiratrici lì? Sì. Hai le tue fan? Sono portato da qui. Già, è un bel uomo, ecco. Avete fatto bene! Allora, andiamo a presentare il componente. Ti chiami? Davide. Balli Ettore, Balli soprannome. Tu sei famosissimo perché tu costruisci anche gli strumenti, sì, vero? Sì, faccio gli strumenti popolari, pifferi, cornamuse, e poi faccio anche gli strumenti antichi della musica classica. Oh, che bello. Sempre lì a Bobbio? Sì. Lui è un pezzo da museo, Bisogna conservare. Io di questo, se no sarei già morto di fame. Ah, non vivi di questo? Cosa fai nella vita? Il pensionato IMSS. Cosa facevi prima? Il meccanico, azienda dei bus pubblico. Ho capito. E tu invece? Io Alessandro mi chiamo e sono
Cosa fai di bello nella vita? Io nella vita faccio lavoro nell'azienda pubblica dei trasporti. Ah, eri collega, eh? Quindi... No, 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 no. Quindi ti ha passato l'arte, eccetera. Terzo brano. Terza mano, adesso abbiamo eseguito due brani, diciamo, legati un po' più al ballo o alla convivialità. Invece nel terzo brano proponiamo qualcosa di un pochino più serio. Allora, addirittura? Sì, è un brano, si chiama Il Valzer dei Disertori, e noi vogliamo eseguirlo, adesso poi lui dirà due parole su questa canzone, e noi vogliamo eseguirlo contro tutte le guerre. Che ci uniamo tutti, ci vuole un applauso, eh? Come si può non fare questo? Persone del 15-18, che probabilmente la melodia esisteva già prima, sa che c'era il Come Bella Ciao, che sì, era una canzone si che... Si andava a recuperare la musica e si riscriveva un testo nuovo. E quindi comunque le parole sono del 15-18. Della prima guerra mondiale. Oh, è quella roba lì che non è che noi ci... Sì, 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 certo, certo. No, è un valzer dedicato alle persone che erano costrette ad andare in guerra e che al tempo erano costrette e se scappavano, se disertavano, venivano fucilate. Esatto. C'è un libro molto bello di Monticone su questo, proprio su quanto è successo durante la prima guerra mondiale, soprattutto queste decimazioni che avvenivano. Vabbè, andiamo avanti con la musica. Grazie. Negli spettacoli a me piace conoscere anche il pubblico. Tutti i piacentini di Piacenza? No. Tutti di Piacenza siete? Sì? Sì, qualche foresto? No. Oh. Li avevate già ascoltati? Sì. Oh, perché è una bella scoperta se non li avevate mai ascoltati. Per chiudere, cosa fate, maestro? Io non so, ne so solo due. No, c'era un mio amico che con la fisarmonica dice
senti, mi fai un pezzo, sì, e faceva, mi fai un altro pezzo, senti, ma a gentile richiesta con un altro pezzo, sempre la stessa cosa, quindi. Allora. Possiamo proporre la giga di, una giga di Bobbio, che è Balla Guidò, che è legata a, ad alcuni balli tradizionali di, che, gruppo. Di gruppo, perché oltre a valzer, polka e mazurka, che fanno parte del nostro repertorio, ci sono anche dei balli figurati di gruppo. Anche qui si ballava la giga, sì. Come in Piemonte, Piemonte Citano, eccetera. Giga, Monferrina, Alessandrina, infatti noi la nostra tradizione viene dalle, è definita delle quattro province, sì. Perché è diciamo una... Sì, ne abbiamo parlato nel corso di quella trasmissione. Queste però, Balla Guidò, lo usavano anche le mamme per far coccolare i bambini sulle ginocchia e farli addormentare come una ninna nanna. Quindi una specie di ninna nanna anche. Balla Guidò, noi l'abbiamo storpiato, sembra uno che si chiama Guidò, con un soprannome, così. Invece ballate qua donne, è un piemontese. Guidò. No, con le donne, volevo dire, poi noi l'abbiamo storpiato. Ho capito. A Bobbio. A Bobbio, in realtà ballo. Una licenza poetica. Grazie. Allora, volete favorire? Dopo. Allora favorite, ci vediamo dopo perché ho visto dei premi lì sotto, quindi non so da chi arriveranno, ma comunque ce ne saranno anche per voi. Ciao! Ciao, grazie. Come si fa a dire di no alla patatina, eh? Eh? Se poi dopo sono di Francesco, ancora di più. D'altronde l'abbiamo visto anche fare su Canale 5 recentemente, in quella trasmissione con quei due comici, non mi ricordo più. L'avete vista, non so. È un vuoto di memoria, è l'età. Oh, dov'è il maestro Chinosi? Vieni qui, vieni qui. Io ho visto qui,
Ho visto qui un tuo libro, è arrivato anche in Piemonte, sai? Specchio della vita. Vuoi sapere la storia degli specchi? Esatto, questa antologia poetica. Allora, tua. Qualcuno che porta il nome di mio figlio, Francesco, sì, mi ha detto che è ora di smetterla con gli specchi. Ma c'è una ragione per cui ho scritto questo. Perché parlo di specchi? Perché in senso metaforico e in senso reale. Allora, in senso reale sappiamo che cos'è uno specchio, ci mettiamo davanti a lui e ci guardiamo. In senso metaforico è lo specchio dell'anima, che alla sera dovremmo un attimo consultare. Senti, io ho dovuto concentrarmi molto, anche perché a cena ho bevuto quell'ottimo vino, cos'è? Monterosso. Monterosso. No? Monterosso, vedi che mi ricordo. Ma l'ho bevuto anch'io. E qualcuno me ne ha anche portato una bottiglia. Ma detto questo, io vengo da Asti poi, e ho le vigne pure. Senti, così non puoi... Non, canzoni e poesia. Allora, canzoni le abbiamo ascoltate e la poesia non ancora. Arriva adesso? Allora, dai, vai. Lanciati, maestro. Specchio della vita. Specchio della vita che rifletti la mia immagine. Ti prego, non nascondere le rughe del mio volto. Sii sincero con me. Dimmi se è vero che finora ho vissuto. Specchio che conosci le mie ansie, mostrami la via della serenità. Specchio che sai chi sono io, indicami il mio posto e io mi siederò. Bravo. Grazie. Credetemi, la poesia abitualmente non è un soggetto molto facile. È molto più semplice fare delle cose pacchiane, la poesia è sempre una cosa riservata a pochi eletti. Sono un eletto. A pochi eletti, no, anche quelli che la gustano e la sanno gustare. Questo succede anche nell'ambito musicale. E adesso voltiamo pagina e ritorniamo nuovamente alla musica, e qui ritorniamo anche alle amicizie, alle comuni origini, perché il cantante che adesso andiamo a presentarvi e ad ascoltare ha delle origini comuni a te. Sì, siamo originari dello stesso paese, esatto, appunto di Predalbora. Ecco, non so se voi conoscete questo borgo, si può dire così, borgo sì. Predalbora è una frazione di Groppallo. Io l'ho scoperto lo scorso anno, pensavo di essermi perso, a dire la verità, mentre andavo lì, perché il navigatore a un certo punto si è perso pure. Penso lui. Anch'io, perché... Ecco, ho detto, chissà se è la strada giusta, però c'era solo quella strada lì, non si poteva tornare indietro, e quindi io sono andato avanti nei boschi, fino a quando a un certo punto si è aperta una radura e ho visto una cappella che poi ho scoperto che è del 700, 1706. E 6? Dico giusto, vero? Sì. Francesco poi mi correggerà. Sì. E poi una decina di case, 4-5 ristrutturate, recuperate, le altre lasciate andate giù. Però c'è una cosa che mi ha colpito, io ero lì a cantare, che nel corso di quel pomeriggio ho incontrato numerosi, come posso dire, come si chiamano gli abitanti di Predalbora? Predalboresi? Penso di sì, non lo so, diciamo, nemmeno io, guarda. Allora, diciamo, abitanti di quel borgo, di quella frazione, che abitavano in Francia e che erano ritornati per sì, questa festa. Sono sparsi un po' ovunque, in Piemonte, esatto, in Lombardia, un po' ovunque. Pensate un po', ecco, se non sapete cosa fare, non è molto distante da qui, da Piacenza, andate a vedere. Avvertiteci, perché se no non trovate nessuno. E lì abbiamo, io ho ritrovato un amico, perché mi sono... trovato spesso a cantare con loro insieme ai Girasoli. Domenico, eccolo qua, Domenico, ci sei? Ciao Domenico. Domenico Fornini. Ciao, ciao. Ciao Domenico. Ciao, ciao. Ti do la mano, guarda, anche se ci siamo sì, visti ce la prima, siamo già viste di dietro, ma fai, è vero. Allora, Domenico ha recentemente compiuto 60 anni. Grazie. Sì, sì, recentemente, 20 anni fa. Perché niente, è vero. Niente. Li ho compiuti, hai ragione, ma quando? Però io devo fargli i complimenti, perché nonostante
i suoi anni, ancora mantiene una voce veramente potente, importante. E adesso andremo ad ascoltarlo in alcune sue interpretazioni. Ramona! Ramona, sì, è una vecchia Ramona, canzone no, che... Sì, è una canzone degli anni 30-40. Vabbè. Parlo un po' del passato. Parlo un po' del passato, come un po' le poesie di, cioè, Domenico. Facci sognare! Allora, vai, vai, scusa. Prego. Fiore dei monti, piccolo tesoro, bambola d'amore, tra il sussurrar delle fonti, va la mia canzone piena di passione. Ramona, tu brilli come il sole d'oro, Ramona, tu sei la luce del mio cuore. Se il sogno pur lieve, lo sguardo tuo fissando mi va, qual fiocco di neve, i brividi e i sensi mi dà. Ramona, il tuo sorriso è un elisir, Ramona, a un dolce bacio fai morire. Sei tanto bella, tutto è bello intorno a te, Ramona, ti voglio per me. Grazie. Sorrise un elisir, Ramona, a un dolce bacio fai morire. Sei tanto bella, tutto è bello intorno a te, Ramona, ti voglio per me. Oh, grazie, grazie mille. Ma hai sentito i fan? Si strappano i capelli! E me li hanno strappati anche a me, vedi? Allora, Fiorellin del Prato! Ah, facciamo subito? Vai! Aspetta allora, aspetta che lo cerco. Perché volevi fare qualcos'altro? No, perché mi hanno detto che ne facevo uno e poi un'altra e poi più, devo aspettare un po'. Poi va bene. Meglio. Sicuro. Bello è baciar la bocca che più ti piace, e donando un fiore quante ne ho baciate, ma quella che il mio cuore non dà più pace, dopo un anno ancora non si fa baciare. Fiorellin del Prato, messagger d'amore, bacia la bocca che non hai mai baciato, Fiorellin del Prato, non mi dir di no, ho
ogni serenata dice con languore: bella tra le più belle la bocca amata, ma di sete muore chi non può baciare. Oh, oh, mi farai contento, oh, oh, se la baci tu, fiorellin del prato, messager d'amore, bella palata, rotolato, fiorellin del prato, non mi dir di no. Che batti cuore quando le sto vicino, e tra le mie mani stringo le sue mani, ma come si rannuvola il suo visino quando sulla bocca la vorrei baciare. Grazie. D'amore, bacia la bocca che non hai mai baciato, fiorellin del prato, non mi dir di no. Grazie. Sono curioso di ascoltare adesso la tua versione di Portami tante rose. La facciamo subito. Subito, quando vuoi fare? Beh, sei qui per cantare o per mangiare? Cioè, Domenico. No, ma dici, cioè, cosa ti ha detto Francesco Chinosi? Vieni qui, ne mangiamo due, poi intanto ne canti una. Guarda che... ha detto così. Non so mica più giorno, 60 anni, cantare quattro canzoni una dietro l'altra, sai com'è? Cioè, non è mica un'altra cosa, non è fare all'amore cantare quattro canzoni, Domenico. Vabbè. Io, anch'io i miei quasi i tuoi anni, quindi portami tante rose e questa è proprio la versione quella... Alzarmi un po' la base appena appena. Allora, Andrea alza un po' la base in spia, grazie. Allora, questa è la versione originale, io ho dato uno sguardo al testo, perché era stata famosa quella dei Camaleonti negli anni 60-70. Ah sì? Sì. Ma non so, no, forse non è questa. Portami tante rose, stasera ancora. Sì, è questa allora. Lo so, però tu fai anche un cappello introduttivo. Portami tante rose, Domenico, vai. Va bene. Poi dopo te la racconto. Che fermarti va, so che tu parti domani, non darti pena per me, ma un dono sol vorrei aver da te. Amore, amor, portami tante rose, stasera tante cose, soffocherò il mio cuore, come pretendi tu, potrai mentire ancora, non piangerò mai più. Grazie.
sarà di me? Non domandarlo perché. Come una stella cadrò e forse un dì nel nulla tornerò. Amore, amore, portami tante rose, ma tante ancora, scegli le più spinose, le stringerò sul cuore, come stringessi te, se non ho più il tuo amor, che mai sarà di me? Sarà di me. Grazie. Le stringerò sul cuore come pretendi te. Se non ho più il tuo amore, che mai sarà di me? Amore, amore, che mai sarà di me? Amore, amore, che mai sarà di me? Grazie. Grazie mille. Domenico Parolini. Amore, amor, che mai sarà di me? È un'altra versione questa. Un'altra versione. Bella, bella comunque. Ma è già una versione di, mamma mia quanto sono vecchio, di 50 anni. Andiamo a grande, adesso qui sei in top, qui adesso il pubblico si metterà in ginocchio perché tu canterai. Ma questa è la sua memoria, non mi fa pena di to. Allora, per il pubblico femminile, lo vedete? E sono canzoni che non cantavo bene. Mai, allora poi l'età è... Noi rispettiamo l'età, sai. Bravo. Certo, tu hai l'età di Albano, sai. Bisognava dirlo. Vabbè. Albano li porta bene i suoi anni. Ci si porta cosa bene, sicuro. Ave Maria di? Schubert. Insomma. Questa è una preghiera, non è una canzone. Preparatevi, qui non si bluffa. Vai, vai Domenico! Oh.
si prostra ai tuoi piedi, ti invoca e attende che lui le dia la pace che solo tu puoi donare. Maestro. Grazie. No, scherzi, ma insomma. Domenico Borlini. Grazie. Passano gli anni, ma la voce non passa. Insomma, fino adesso. Grazie. Grazie a te. Ti aspettiamo per il gran finale, pure tu, va bene? Facciamo, va bene, grazie. Sì, perché, allora, pensate, prego, devi togliere il microfono, sì. Ecco, togliamo il microfono, Andrea, così... No, è tuo personale. No, stavo pensando questo. Prima ho citato Predalbora e l'estate scorsa, quando sono stato lì a cantare, prima c'è la processione, no? Proprio nel paese con la statua del... che statua è, Domenico? San Giovanni, no? È andato via. Francesco, non... Oh, comunque c'è questa processione, poi al termine si ritorna in questa chiesetta, in questa cappelletta, e lì c'era Domenico, c'era Veronica Cuneo, c'era Calle, e sono arrivato io, cantiamo Amici Miei. Abbiamo improvvisato, non avevo mai cantato insieme Amici Miei, in quella chiesetta, poi Francesco Chinosi, col telefonino ci ha ripresi, o qualcun altro. So soltanto che quella registrazione è stata messa su YouTube e in pochi giorni ha raggiunto più di 20.000 visualizzazioni. C'è un sito, una pagina Facebook che si chiama Piacenza, mi pare, e poi su YouTube anche ha più di 50.000 visualizzazioni, per una cosa così fatta all'improvviso, perché qui si ama cantare alla grande e alla buona. Però adesso voltiamo pagina, un'altra pagina musicale, perché Francesco Chinosi non solo produce queste ottime patatine, ma le bravi cantanti sa anche andarle a scegliere, a prendere. È il caso di Francesca Mezzadri, la nostra, ma lasciamelo dire, la nostra patatina stasera. Allora. Io l'ho vista dietro, nel senso che le quinte, ecco. Cosa vi siete messo? Sono subito male, no? Subito malizioso. Allora, e io ho visto che faceva così. Quindi ha bisogno del vostro calore. Sì. Va bene? Anche perché lei arriva da Parma. Dalla provincia ed è la cantante dell'orchestra di Gabriele Zilioli, è vero? Ormai... Senti, ma Francesco dov'è che ti è venuto a ballare dove cantavi tu? No, non lo so, mi ha un po' stalkerato. Sì, effettivamente lui è stato carinissimo e io volentieri. Due uscite perché è l'unica presenza femminile di cantanti questa sera, quindi... Abbiamo bisogno di questi spazi. Mi sento onorata. Anche questi maschietti davanti hanno bisogno, proprio oltre che sentire una bella voce, vedere anche una bella presenza femminile. Sai che tu esordisci con una canzone che io amo e che canto anche qualche volta? Beh, è amata da tanti. Posso dire il titolo? Lo devi dire. Io che amo solo te. Eh sì, è così. Sergio Endrigo, sì, perché le belle canzoni
non muoiono mai. Sì. E questo è l'esempio. Vai. Esattamente. C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo, io ho avuto solo te, e non ti perderò, non ti lascerò per cercare. Gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Gioventù, grazie. Io ho avuto solo te, io non ti perderò, io non ti lascerò per cercare nuove illusioni. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Francesca, tu sei giovane, ma queste canzoni hanno fatto nascere... tanti bambini. Sei andata oltre, io volevo dire tanti amori. Tu proprio te l'ho servito. Molto bravo. Perché poi tra le altre cose io volevo dirti, ma tu sai come si ballava il ballo della mattonella? Così, guarda. Un po' di film. Qui sono tanti giovani, facciamo vedere, prestati.
Io che amo solo te. Qualche volta. Qualche volta. Poi c'erano le feste. Prego. C'erano le feste. Vi ricordate le feste in casa? Tu non sai. Ma il sabato e la domenica si aspettava che i genitori andassero via e nel pomeriggio si tiravano giù le tapparelle, poi si chiudevano le persiane. Qualcuno doveva fare il disc jockey, cioè metteva i dischi sul giradischi, gli altri ballavano. Naturalmente già allora io amavo la musica, toccava a me, gli altri caricavano e io caricavo il giradischi. Assuma perde, vabbè. Allora, tu fai anche la presentatrice, quindi presentati da sola questa canzone. Ma certo. Che mi piace questo. Ma certo. Senti, no, adesso il bello è che questo è il titolo in inglese, quindi mo bello. Mo Dio bello. Beautiful That Way. Che è la colonna vita, sonora di... La vita è bella del film di, insomma, Roberto Benigni. Questa musica è scritta da Nicola Piovani, che ha vinto anche... il premio Oscar. Che dire? Insomma, Francesca Mezzati, quindi una grande voce, vai! Smile without the reason why. Love as if you were a child. Smile, no matter what they tell you. Don't listen to all they say, 'cause life is beautiful that way. Tears, I died the ways of tears. Light that slowly disappears. In another game to play, and life is beautiful that way. Francesca, ma grazie. Grazie a te. Ti aspettiamo nuovamente dopo, va bene? A portare la tua bravura, la a tua dopo. Femminilità. Ci vuole. Grazie. In mezzo a questo mondo di maschiacci.
Maestro Domenico Chinosi. Allora, ritorniamo a parlare di questo libro, d'altronde canzoni e poesia. Se non mi leggi qualche poesia, andiamo fuori tema, eh? E quindi tu da maestro devi dire, qui non dobbiamo andare fuori tema e dobbiamo altrimenti stare dietro alla lavagna. Esatto, vai. Esatto, quindi non ci promuovi, quindi uso questo. Le vacanze sono vicine, prego. Allora, sempre da questo libro, la pagina 91. Esatto, in ed cammino. È mai fatto riflettere, anche perché per me è un momento un po' particolare, tu lo sai. C'è questo finale che sì, tutti noi abbiamo un ideale che ci fa sognare, che ci fa volare, che ci fa partire pindaricamente, e questo è importante. Anzi, è fondamentale. Questo è fondamentale. Senza ideali, senza ideali non vai scopo, da nessuna parte. Questa è una poesia che avevo scritto in età un po' leggermente più giovane, e quindi con tanti ideali in più, con tanti sogni in più. Succede. Dopo si vola più basso. Si è più realisti. Si è più realisti. Però i sogni ci sono. Rimango. In cammino. Partirò col fardello sulle spalle, sulle orme del mio ideale. Seguirò fino in fondo questo calle per scoprire veramente ciò che vale. Soffrirò senza emettere un lamento e pregherò per avere la forza. Sopporterò così ogni tormento per andare dove il sole smorza. Sentirò la brezza sul mio viso e suderò come mai feci finora. Ma sulla mia faccia ci sarà un sorriso e correrò incontro alla mia ora. Arriverò così sfinito all'imbrunire e sarà l'ultima tappa del mio viaggio. Non avrò più la forza di parlare, ma sarò senz'altro un po' più saggio. Grazie. Domenico Chinosi, in cammino. E noi ci curiamo che questo cammino possa essere lungo, possa essere certo. Lungo. Siamo un po' più ottimisti della poesia. Ecco, sicuramente. Perché... sicuramente. Allora, il coro Val Curiasca, qui sul palco. Maestro, non allontanarti, perché abbiamo bisogno della tua competenza. Io ho avuto modo di conoscerli, di ascoltarli, sono molto bravi. Vi ho già accennato questa manifestazione, prego, dagli Appennini alle Langhe, e loro erano presenti anche in questa manifestazione. E quindi ben trovati, vi saluto, ci siamo visti velocemente allo spuntino prima, è vero? Però abitualmente lo spuntino è dopo, ma comunque il sacco vuoto non sta in piedi. Ecco, allora dimmi qualcosa di questi ragazzi. Intanto bisogna già sottolineare ragazzi, perché io ho la fortuna per questo lavoro di frequentare molto l'ambiente musicale e anche la musica popolare, e il genere abitualmente è frequentato da persone come il signore non me ne voglia, ecco, come ti chiami? Luciano, da quelli che hanno su per giù i capelli bianchi, è vero? Però quando noi vediamo dei giovani che continuano a cantare le canzoni della tradizione, vuol dire che c'è un futuro. Vuol dire che si continua a cantare, e tu fai un po' da padre putativo. Un po' sì. È vero. All'inizio, sì. Da quanti anni esiste questo coro? Tre anni. Da poco allora. Ma chi è che l'ha creato? L'hanno creato loro. Loro? Di dove siete? È un po' dalla Valtrebbia, un po' da parte, Val Nure. Val Curiasca dov'è? Dove si trova? Coli, sopra Bobbio. Ho capito, quindi qui siamo proprio negli Appennini allora. Quindi stasera siete scesi giù? No, siamo tutti giù. Siamo tutti giù. Ah, ho capito. Allora, primo brano. Come cantate? Vi mettete così ad arco oppure state... Perché in molti casi i gruppi che cantano questo tipo di canzoni si guardano in faccia quando cantano. Proprio ci siamo?
A che perché si guardano già? Primo brano! Chi parla di voi? Chi è? C'è? Il primo brano è Dove l'è la Luigina? Oh, dov'è la Luigina? Luigina! Sono dei bei ragazzi, dai. Cioè, io ci penso voi. Anche perché, signora, poi mi mandi anche qualche foto, ecco. Così la faccio vedere mia moglie e sa che ero veramente qui. Bene. Va bene. Ci siamo. Dov'è la Luigina? Ci siete? Mettetevi a favore di microfono, in modo che... Andrea, fai bene il tuo lavoro, falli ascoltare bene. Prego. Ma voi conoscete Renato Rascel? No, lo sapevo. È arrivata la bufera, lo ricordate? È arrivato il temporale, senza pepe, senza sale. Oh, vedete, quindi il folklore ritorna. Vi abbiamo parlato di una sorpresa, la sorpresa c'è. Però, essendo una sorpresa, la teniamo ancora lì, però c'è. Tra un po' arriva, cioè è già qui, ma tra un po' arriva sul palco. Lui fa una fatica enorme a stare lì, non so dove. Stai fermo lì, non muoverti, perché a questo ospite piacciono tantissimo queste canzoni, anzi, lui le canta pure. Non posso, un po' alla volta vi do dei suggerimenti. Secondo brano, Maremma Amara. Ah, non è Maremma Maiala, no. Maremma Amara. Maremma Amara.
E bravi! Il personaggio misterioso arriva dalla Val Nure. Non posso dire altro di più. Ma vedo che anche voi, come dalle nostre parti, cantate così, è vero? Mi metto vicino a te. I Bagai at Cor. Che cosa sono i Bagai? È un'associazione per la promozione del comune, quello che parla di solito lui, perché io non sono. Hai imparato a parlare, c'hai una certa età. Quanti anni hai? 20 anni? Vedi. Allora. Terzo brano. Terzo brano è il Carlin di Maggio di Coli, perché in questo periodo, tra il 30 aprile e il 1 maggio, di solito nelle quattro province, soprattutto nella provincia di Piacenza, ogni paese dell'Appennino fa questa festa ben augurante per la stagione primaverile, quella estiva. La festa si chiama? Cantamaggio. Ah beh, Cantamaggio, sì, anche in Piemonte esiste questa festa. E questa che vi proponiamo è la versione di Coli. Ecco, ma al di là del cantare c'è anche una parte coreografica, nel senso che da noi, ad esempio, si andava con così una cosa in mano, eccetera, invece no, voi vi limitate soltanto a cantare? Si canta e si suona, e di solito appunto fisarmonica e epifero, che sono gli strumenti popolari poi delle quattro province, e si gira di casa in casa portando i canti. Cantemaggio. Da noi Cantamaggio. Cantamaggio. Carlin di Maggio. Carlin di Maggio. Andiamo di corsa, però avrei tante cose da raccontarvi a questo proposito. Vai Carlin! Ghechi Carlin di Maggio, con l'erba e con la foglia, la rosa e la viola, la rosa e la viola. Io sentia tra me scalapato nella sede, ma l'ospite misterioso canta e suona la fisarmonica. Per chiudere alla grande, dopo Carlin, mi volto le spalle, ma ho una bella spalla. Ecco. Allora, devono mettersi d'accordo, ecco perché. D'accordo? Come ti chiami, portavoce? Marco, allora, cosa cantate? Sette sorelle. Oh, basta, com'è? Com'è la storia? Sentirete. Sette sorelle, Valcuriasca.
erano sette, sette sorelle, la più piccina si fece monaca. Ragazzi, continuate così. Coro Val Curiasca, era la quarta, sì. Allora, ci vediamo per il gran finale per cantare insieme, amici miei, va bene? Grazie, grande applauso. Ma la sorpresa c'è o non c'è tra il pubblico? C'è? La sorpresa può venire qui, la sorpresa? Matteo Bensi! Ma ve la... ma una sorpresa così, eh? Ma... cosa ti succede a dire? Cosa è successo? Ciao Matteo. Allora, io conduco una... prendi il microfono. Conduco una trasmissione insieme a Sonia De Castelli a Telecupole e Matteo... Devo dire che lui, ragazzino... addirittura debuttato lì perché eri appena entrato nell'orchestra di Bagutti, sì. Quando eravamo ancora nell'altro salone, sì, circa 20 chili fa, 15 anni fa, sì, assolutamente. È vero, sì. Sì. Beh, volevo... ne sono successe delle cose tantissime, sì, sì, assolutamente. So, è stata l'avventura che mi ha fatto conoscere a tutti. E devo dire, tra l'altro voglio complimentarmi, vorrei spendere, stai pure qui con me perché voglio spendere due parole per Francesco e per tutta la sua splendida famiglia. Intanto ti ringrazio tantissimo, mi hai
citato per tutta la sera come l'ospite misterioso, sembravo quello della trasmissione di Rai 1. Per creare un po' di suspense. Beh, no? certo. Ma poi voglio dire il perché sono qui, principalmente per l'amicizia che mi lega con Francesco. Noi ci conosciamo da veramente 20 anni, è vero. Poi ci siamo frequentati pochissimo perché, insomma, lui è andato avanti ovviamente con la sua strada, la sua azienda meravigliosa, e io ho preso un'altra strada che era l'autostrada, ne ho fatta tantissima, quindi sono sempre stato lontano da qui, ma veniamo più o meno dallo stesso paese. Poi voglio, e quindi mi ha detto, avrei tanto piacere che ci fossi anche tu. Poi voglio ringraziarlo perché è un ragazzo che secondo me crede tantissimo nella terra, nei prodotti della sua terra, ma soprattutto nelle tradizioni popolari. Io nell'orchestra Baguti ero un po' una mosca bianca perché cantavo le canzoni popolari, cioè quelle che avete sentito fino adesso da questo meraviglioso coro di amici che conosco anche, fra l'altro vi chiedo ancora un grande applauso per loro. Chissà, Matteo, chissà che fatica avrai fatto a startene là e non venire qui sul palco, perché a Tele Cupole qualche settimana fa c'era un coro che cantava una tua canzone. Giù una volta, sì, no? Fantastico. E a un certo punto io gli ho detto, senti, scendi giù, vieni a cantare con loro. E lui, è il regalo subito, più bello. Ma io vengo veramente da un paese di montagna anch'io, che è Calenzano di Bettola. E una metropoli. Sì, siamo in 7. 7 milioni? No, 7. Quando io, mia moglie e mia figlia andiamo a trovare mia nonna Rina, raggiungiamo la capienza massima che è 10. Basta. Oltre i 10, no? Però devo dire, vengo da un paese fantastico e proprio come tanti di voi sono orgoglioso delle mie origini, che con il mio mestiere porto più possibile, insomma, in giro per il mondo, fra virgolette, ma è proprio così. E quindi una serata come questa mi mancava. Avevo tanto bisogno di sentire una serata popolare, perché tante volte ci si perde nell'organizzare degli eventi sempre più all'avanguardia, dimenticandoci che poi le serate più belle sono quelle popolari come queste. Ciao Picchioni, non ti avevo visto. Prima di iniziare le canzoni vorrei veramente intanto ringraziare ancora Francesco e chiedervi un applauso generico per tutti gli ospiti che sono stati presenti prima di me, tutti cari colleghi, amici meravigliosi, ma vorrei fare un encomio particolare e prego a tutti gli altri ospiti di non offendersi, perché questa sera tutti mi hanno emozionato, il coro specialmente, Francesca meravigliosa, ma io vorrei veramente fare un encomio, come ho detto prima, a quella che secondo me è stata ed è tuttora la voce del folk popolare italiano, che è Domenico Forlini. Io credo che, fatelo più grande l'applauso, forte. Io credo che Domenico ha la capacità di avere una voce, è vero, che la riconosci fra 2000. Senti tanti cantanti cantare, me compreso, ma quando apre la bocca lui, automaticamente ti vengono in mente le montagne, ti viene in mente il folk, ti viene in mente, dici, questo è Domenico, questo è il folk, questi sono i girasoli. Siete d'accordo, sì o no? Complimenti Domenico. Un'ottima osservazione. Io è una vita che non lo sentivo da vicino. Poi l'Ave Maria mi ha veramente ammazzato. Detto questo, io ho finito, me ne vado. Voglio cantare. Scusa un attimo, aspetta un attimo. Dicevo, vado piano perché io oggi mi sono infortunato, ci tenevo tanto a salire tranquillamente sul palco, ma purtroppo ho preso una storta, domani arriverò con le stampelle. Tu sai che io di peggio. Fai assaggiare le patate. Sì, ma per darti... non vi offendete, no? Sono quelli di Francesco. Che passate, Francesco. Complimenti. Allora, bene. Siamo qui, che ci canti? Io vorrei cantare 2 o 3 canzoni del nostro repertorio, del mio repertorio, ma partire da quelle popolari. Vai. Vorrei casa tua. Adesso mi hai fatto mangiare una patatina. Vabbè, ma come si fa a rinunciare alla patatina di... Questo è un altro ragionamento, lascia perdere. Arrivo, Dime. Buonissime comunque. No, io vorrei dare un po' una
una scossa, poi dopo vado alle popolari. Vorrei partire con un brano che si intitola Paloma de Spagna. Ce ne andiamo in Spagna, una canzone popolare, ve la dedico a tutti voi. Parti pure, Andrea. Se puoi dare un po' di volume per piacere in spia, grazie Andre. Ancora. Oh. Sotto il cielo di Spagna ho incontrato l'amore, una notte poi via, una vera follia, mi chiamava mi ombre, matador de mi alma, ma ancor prima dell'alba il mio cuore fuggì. Ay, 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 vola, vola, paloma de España. Ay, 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 dile que no la posso scordare. Ay, 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 el mio orgoglio mi ha fatto sbagliare. E mi sento morire se non posso più averla per me. Olé! Con la patata fra i denti. Disgraziato. Occhi neri e taglienti, una pelle di rosa, la sua bocca carnosa mi diceva di sì. Il suo corpo scolpito con perfetta armonia era bella, era mia, io da lei tornerò. Ai ai ai, vola vola paloma de España. Ai ai ai, dille che non la posso scordare. Ai ai ai, il mio orgoglio mi ha fatto sbagliare. E mi sento morire se non posso più averla per me. La 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 la. Ai ai ai, dopo lei quanti inutili amori. E mi sento morire se non posso più averla per me. E mi sento morire se non posso più averla per me. Olè! Grazie. Vai avanti, vai avanti. Grazie, 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 grazie davvero di cuore. Io proseguo allora, eh. Allora vorrei dedicarvi una canzone, questo è un brano popolare che abbiamo portato, non dico al successo, ma che abbiamo voluto insomma presentare a tutto il nostro pubblico. È una canzone che parla di un amore che partiva per andare a fare il militare e poi insomma tornavano tutti gli altri, ma il suo non tornava mai. Per cui insomma abbiamo voluto, voi la conoscete sicuramente, la canzone è Ponte di Ferro. Voglio dedicarla a tutti voi, ovviamente, eccola qua, parti pure Andrea, Ponte di Ferro, nella nostra versione. Andre, ti chiedo ancora un po' di volume, per favore. La 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 la. E più non canto, e più non ballo, perché il mio amore le andrà soldato, le andrà soldato, le andrà la guerra, e chissà quanto ritornerà. Ritornano tutti, ma il mio amore
tornerà. Ponte di Ferro. Grazie. La 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 la. Faremo fare ponte di ferro per traversare di là del mare quando sarà. Finalmente lo rivedrò. Oh, 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 oh. La, 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 la. Oh. Prende forte e mi tormenta la nostalgia del primo amore. Mio dolce amato, stammi a sentire di là del aspetterò. Mio dolce amato, stammi a sentire di là del mare. Ti aspetterò. Grazie a tutti, grazie, grazie, grazie davvero di cuore. Allora, Piero, posso andare avanti? Vai, vai! Questa voce dall'aldilà, fantastico. Voglio chiedere un applauso anche per Piero Montanaro, è un piacere ritrovarti qui. Lui è la penna di tante canzoni meravigliose, peraltro Una notte di collina è veramente la mia preferita, quindi complimenti davvero, Piero, è un piacere grande. Volevo ricordarti che ti ho mandato una bella canzone su WhatsApp. Sì, lo so, ma lascia perdermi. No, comunque dopo l'ascolto. Sì, sì, ma te lo dico. Il problema è che lui me l'ha mandata mentre io ero seduto lì e la serata era già avviata, quindi tra un brano e l'altro, una presentazione e l'altra, mi manda lo spartito e la canzone da ascoltare, ma sarà sicuramente un brano meraviglioso. Quindi ti faccio già i complimenti adesso, devo ancora sentirla, ve lo giuro. Vorrei, se fosse possibile, stravolgere la serata, perché io questa sera dovevo portare con me la fisarmonica, ma purtroppo non sono in grado di suonarla perché mi sono veramente infortunato. Domani farò una lastra, spero di non avere niente di rotto, che sia solo una slogatura, ma non riesco a tenerla sulle spalle, quindi vorrei scusarmi veramente personalmente con Francesco, perché so che ci teneva tanto, gli mando un abbraccio grande. Allora vorrei cercare di recuperare, con l'aiuto, se fosse possibile, del coro. Avete voglia di venire sul palco ancora? Ne facciamo una insieme. Va bene per tutti? Ma io, dicono che Piacenza è una città fredda. Non è vero. Me lo fate sentire un applauso grande? Di più! Oh! Chi è che dice che Piacenza è fredda? Ciao ragazzi, che spettacolo. Grazie per aver accettato, non vi ho obbligati, l'ho detto per microfono, quindi. Tra l'altro, come facciamo Andre? Figurati, applauso ad Andrea che è l'uomo più martoriato della serata. È bello questo spirito, sì, che tu dai, hai, almeno delle tue radici, no? Ma sì, ma è la cosa più bella del mondo, è vero o no? Siete d'accordo? Cos'è però che vai a proporre adesso insieme a loro? Non lo so, adesso ci metteremo d'accordo. Ah. Però
Io credo che, non so, io ho ritirato fuori una canzone che è Lassù il cielo, una coperta ricamata. Secondo me ci mette d'accordo tutti, è vero o no? La sapete tutti? Eh? Allora vorrei anche te sul palco per piacere tuo papà, perché mi dispiacerebbe lasciarvi giù dal palco. Dai, che vieni bello, su, forza. Vieni su, Ale, vieni su. E anche Ettore detto Banni, dove sei Banni? Guarda che coppia meravigliosa. Fategli un applauso grande. Qui c'è il folk proprio peggentino. Puoi dirlo forte. Ma scherziamo. Puoi dirlo forte. Bisogna essere onorati di queste amicizie. Quest'uomo è un'altra parte di storia del folk italiano, ragazzi, veramente. No, è così davvero. E, va bene per tutti la sul cielo, se no ne facciamo un'altra. Va bene, non c'è problema. Allora parto io, Scusate se vi volto le spalle. La conosci, no, sì, però, la conosci. Sì, un pochino la conosco. Vengo un po' più indietro perché non voglio fare... In questi casi dobbiamo stare insieme, siamo tutti uguali, È vero o no? Il cielo è una coperta ricamata, la luna fra le stelle fa la spia, vorrei cantare a te la serenata. Applauso, ragazzi. Oh mamma, se vedessi quanto è bella, l'ho pitturata io col mio pennello, l'ho pitturato io quel suo bel viso. Sembrava un angiolino del paradiso, lasciatela dormir, non farla risvegliare, dalla finestra affacciati. E il fatto è che in questo momento noi godiamo, c'è piacere, e fin quando si prova piacere a cantare è una cosa meravigliosa. Allora. Va bene a tutti. Va bene, va bene. Che spettacolo, ragazzi. Comincio io. Vieni piccina, le disse un signor, mentre passavo davanti a un caffè. Se vuoi dei dolci ne offro di cuor, vieni
piacere, egli mangiò tutte le paste al pasticcere, quattro vermute e una bottiglia di champagne. Sono sbagliato e fuori un'auto, perché io la faccio diversa, mi condusse a ballare, ballai con lui il valzeri ed il fonstrotti, ballai con lui, mi divertì tutta la notte. E fu così che lor si misero a cantar. Oi, come le bello il cielo, oi, come le bello il mare, bello è l'amore, bello è l'amore. Fateglielo grande allora l'applauso. Bene, io con questo brano avrei terminato l'esibizione, perché meglio di un'esibizione in amicizia col coro credo che non ce ne sia, è vero o no? Io penso anche di interpretare. Domenico, vieni qui. Di interpretare anche il pensiero della famiglia Chinosi nel ringraziarti, grazie, Matteo, per la tua presenza. Grazie a te, Domenico. Sei onorato con la tua presenza. No, assolutamente. Io sono onorato io di essere stato invitato ad un evento così meraviglioso, così popolare, e devo dire ne avevo veramente molto bisogno. Poi io con tuo figlio sono amico da 20 anni. Quindi... Lo so. Io adesso ne approfitto, visto che sei qua, certo, per fare un saluto a un mio ex alunno che ha superato il maestro, a Massimo Cantaldo, che è il paroliere di Matteo Bensi. Chiedo un applauso per lui. E dov'è? Ma è tuo alunno? L'ho visto prima. Eccolo. Senti, ma tu, dato che lui, adesso tu vai via e devi tornare a casa, mi hai detto? Non ho molta strada da fare. Lo so, no, perché ci sarebbe un omaggio per te, ecco. E se va via dobbiamo vai mangiarlo via subito Matteo, ecco. No, io mi fermo molto. Vai, amici miei, alla fine o... per forza. Allora rimani ancora qui, vatti a riposare. Sì, adesso scenderò con molta calma, ma insomma voglio davvero
Grazie per avermi invitato come ospite d'onore, ma io non sono un ospite d'onore, io sono un ospite come gli altri, sono onorato di essere qui, fra amici prima di tutto, e devo dire fate bene a sostenere un evento come questo. So che ne fate un altro fra fine agosto e i primi di settembre, che è appunto dagli Appennini alle Langhe, giusto? Non lo so, forse l'abbiamo fatto l'anno scorso, speriamo di ripeterlo. Quest'anno so che Francesco lo vuole ancora fare, io se non sono a suonare, io avrei tanto piacere di partecipare, di rifare ancora come stasera. Bellissimo. Due o tre canzoni in amicizia. Perfetto, perfetto. Grazie, grazie, grazie a davvero. Te Matteo. Grazie. Matteo, da vecchio frequentatore di palchi e di scene musicali, mi ha colpito tantissimo la tua genuinità, il fatto di essere così legato, d'altronde anche come me, alle tue origini, alle tue radici. E con tanto affetto... con tanto affetto da zio, da nonno. Da zio, dai. E ti dico, rimani così. Al di là del successo, perché così vuol dire essere veramente grandi. I grandi sono come te. Ti ringrazio tantissimo delle tue parole. Vorrei fare un esempio che, secondo me, è uno dei più significativi per quanto riguarda la mia personale esperienza vissuta in questo momento. Circa due mesi fa io sono stato invitato a presenziare ad un evento all'Accademia di Belle Arti di Brera, a Milano, e nella Sala Napoleonica veniva presentato un evento sul cinema e sul rapporto fra la musica e il cinema. Ospite di quell'evento, insomma, c'era il presidente del Festival del Cinema di Venezia, c'era il presidente del Conservatorio Verdi di Milano e c'era un premio Oscar per la miglior sceneggiatura del film Spider-Man 2, un signore che si chiama Anthony La Molinara, che è venuto apposta da Los Angeles. Non chiedermi come, sono stato invitato anch'io con la fisarmonica. Io ho riprodotto in quell'evento, quindi tesissimo, perché non è ovviamente un ambiente nostro. Ma lui era la sala da ballo. No, ho riprodotto in quell'evento 4-5 canzoni, tra l'altro una era proprio quella della Vita è bella, che ha fatto prima meravigliosamente bene Francesca, con la fisarmonica. Dopo, insomma, c'era la Sala Napoleonica piena, potete immaginare, c'era il Corriere della Sera, insomma, tante testate. A un certo punto io mi sono stancato di suonare 4-5 colonne sonore, ne avevo ancora una da fare, che era quella del film Il Padrino. Ho finito Il Padrino, poi ho detto, voglio chiedervi, siccome era arrivato un bel applauso, ho detto, voglio chiedere una cortesia. Se io sono qui è perché voi, qualcuno di voi ha sentito parlare di Matteo Bensi nell'ambiente popolare, no? Quindi vorrei portare un po' di popolare in questa sala. Panico. Io mi sono seduto, ho preso la fisarmonica, ho suonato un valzer che si chiama Grande Amore, è stato l'applauso più grosso della giornata. Questa è la più grossa prova che abbia avuto che le radici, il popolare, la genuinità, quello che si sente, non ha confini, né con un premio Oscar, né al President di Piacenza, né in un'aia cortilizia. Noi siamo popolari, dobbiamo essere orgogliosi di esserlo. Questo è il messaggio che voglio lasciare io questa sera, assolutamente. Grazie. Grazie Matteo. Grazie a voi. È da tanti anni che io porto avanti questo messaggio, perché sono vecchio ormai, ma quante volte mi sono scontrato, perché forse adesso c'è un'attenzione maggiore per le nostre radici, per le nostre origini, e fa parte così delle nostre radici, delle nostre origini, anche la nostra lingua, perché spesso io sono uno degli ultimi cantautori che scrive canzoni in piemontese, e quindi quando incontro qualche collega che continua a scrivere canzoni nella propria lingua, nella propria parlata della lingua madre, si dice, si può esprimere, qualcuno dice dialetto, no, la nostra è una lingua, in alcuni casi c'è anche la grammatica, c'è il vocabolario, eccetera. Ed è purtroppo un momento difficile, perché noi dobbiamo continuare a parlare in modo particolare nella nostra lingua, nella nostra parlata, perché questa lingua possa continuare in futuro. E ho scoperto dietro le quinte un cantautore, vieni qui, e lui è di Piacenza, esattamente di dove? Di dove sei?
Sono di Piacenza. Ma Maurizio Pitacco, Certo. Sì. Pensavo ti conoscessero tutti, amici, Maurizio Pitacco. Per gli amici Pit. Ecco, perché tu mi hai detto che adesso canterai una canzone che poi è la descrizione di un quartiere proprio di Piacenza, no? Visto che sono state scritte tante canzoni in dialetto sui quartieri, sui paesi, tipo Castellarque, eccetera. Allora io ho pensato di farne una sul mio quartiere dove sono nato e cresciuto, che è San Sepolcro. Che è qui vicino. Perché un'altra cosa che io ho preso appunto dalle vostre parti a Groppallo a fine ottobre è che a Piacenza da molti anni c'è un festival. Sì, è il 4 luglio, che è il giorno del nostro patrono, Sant'Antonino. E quindi sono tutte canzoni in piacentino o anche in italiano? Beh, qualcuna anche in italiano, ma però la tematica è questa qui. E adesso cos'è che ci proponi? Una strada, una vita. Vai, Maurizio Pitacco, Pit! Il Seut. Al treb su masta via so mia quant lei, ma i me pensieri in sei pastel che mo al mondo al cambio ormai che niente da fè, la nostalgia le privegge al son, ma des che in piazza purga son rivel le belle i bei tempi ricordati. L'amore che via campagna che in discesa in bici andava su pariva un mat, poi là che nappia sotto ed una cesa che il ciano e cantarana quampo sgat. Am ricorda che un cino è appena fora, su che va fel bandì e a cavalcè, am per quasi da voda, le qui allora una vita tutta in una strada. Dedicato anche a Milly Morsia, visto che è qui presente. E i bei palazzi che le moin la via e che curti la svoda drei purton, me sera un sciur le mo il seve mia, adesso pensam venia sul magon a un'altra bella accesa su un river, ma ormai le finì la mestre. L'amore che via campagna che in discesa in bici andava su pariva un mat, poi là che nappia sotto ed una accesa che il ciano e cantarana quampo sgar. Am ricorda che un cino è appena fora, su che va fel bandì e a cavalcè, am per quasi da voda, lecmi allora una vita tutta in una strada. Milly Morsia è quella che mi ha corretto i testi in dialetto, Amper quasi da voda, legmi allora una vita tutta in una strada. Lai lai la 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 la
Amò che via campagna, clè in discesa, una vita tutta in una strada. Grazie. Peter! Guarda, Mau Prit! Grazie, eh? Molto gentile. Si è rotto il beccuccio, guarda. Sarà felice Andrea. Poi pago i danni. Sì, va bene. Bravo, grazie. E continua a scrivere e cantare. È una tua canzone questa? Sì, la mia, sì. Complimenti. Grazie. Grazie a te, grazie. Mi hai fatto venire una voglia di cantare. La canto dopo perché adesso a proposito di canzoni e poesia è arrivato un momento veramente molto bello, molto originale, io direi quasi anche uno dei momenti clou della serata. Perché? Perché è il momento in cui si incontrano la poesia e la canzone. In che modo? In un modo un po' strano. Vorrei presentarvi un amico che è stato anche ed è un mio collaboratore, perché insieme abbiamo scritto alcune canzoni che fanno parte ormai della canzone popolare piemontese, perché insieme abbiamo scritto una canzone che si intitola Canterò, che vinse la prima edizione del Canta Piemonte del lontano 1983, e qui si parla di tradizioni veramente quali il cantare le uova, una tradizione che ricorda un po' il Carlin che abbiamo ascoltato prima, Cantemaggio, oppure le via, ne parlerò ancora, le veglie nelle stalle, nei paesi, le ciucche, ovvero le baldorie di una volta, quando si beveva, oppure i bacialè, delle figure ormai scomparse, che erano i sensali del matrimonio, cioè erano quelli che combinavano i matrimoni, erano quelli che sapevano che c'era una ragazza da sposare in un paese e in un altro paese magari c'era un ragazzo che cercava moglie, quindi erano i matrimoni combinati, da noi si chiamava il bacialè, questo qui. Ecco, canzoni che ormai fanno parte, dicevo, della tradizione, che vengono addirittura insegnate a scuola. E allora questo cantautore che arriva dalle Langhe, pensate che sulle sue colline viene prodotto il principe dei vini, via, perché il re è il Barolo, ma a Barbaresco è Barbaresco il principe. Vorrei presentarvi l'amico Giuliano Rigo. Vieni Giuliano. La chitarra dov'è? La chitarra? Ah, c'è già. Grazie Andrea. E Giuliano ha scritto anche tante altre canzoni con me. Però c'è stato un incontro, venendo giù in macchina insieme, io gli ho chiesto, ma com'è stato l'incontro? E poi ci sono degli, così, vieni Domenico, vieni. È stato, penso, anche per colpa mia, perché tu l'avrai conosciuto, perché lui scriveva canzoni con me, è vero? E poi lui ultimamente ha intrapreso un'attività un po' particolare, nel senso che in Piemonte partecipa a delle serate dove la poesia è la protagonista, e lui in questi contesti che cosa fa? Canta alcune di queste poesie che lui ha musicato. E allora qui naturalmente Francesco ci ha messo lo zampino, è vero? Bravo. È lui. Ha mandato, certo, il libro delle tue poesie a Giuliano, e Giuliano che cosa ha fatto? Le ha fatte diventare delle canzoni. Le ha fatte diventare canzoni. La prima di queste qual è? Il tempo. Ecco, è molto bella, io l'ho presentata anche in televisione, lui è venuto ospite nella mia trasmissione. Adesso facciamo una prova, vediamo la differenza. Allora vediamo, facciamo una cosa. Tu prima recidi la poesia, sì, e poi sentiamo la canzone che ne è nata. Esatto, perché secondo me, penso sia normale, cioè la poesia recitata fa un effetto, a volte stancante. La poesia musicata diventa una canzone. Certo. E quindi è tu più pensa, piacevole tu, e più... Tu pensa quando poi una... spesso a me lo dicono, non è bello, però il complimento che io gradisco di più quando mi vengono a dire, ma sai che le tue canzoni hanno un qualcosa di poetico? E allora è veramente molto, ma molto bello. E insieme abbiamo scritto alcune canzoni piemontesi, i vei,
i vini del mio paese, ad esempio, che è una qualcosa di particolare. Vogliamo ascoltare? Partiamo. Prego. Il tempo, e passa silenzioso il tempo, passa sulla piana addormentata, passa sull'ondeggiante bosco, passa sulle vie della città. E il tempo passa su di noi, passa sulle nostre facce stanche, passa sui nostri amori finiti e passa sui mali del mondo. E il tempo passa, passa e cancella i colori. Ogni cosa sbiadisce con lui. E il tempo passa, passa e se ne va. Sulla piana addormentata, passa, passa sull'ondeggiante bosco, passa sulle vie della città, passa sulle vie della città. Si dice, come dal Festival di Sanremo, di Domenico Chinosi e Giuliano Rigo, il tempo. Il tempo, passa . E ce ne stiamo accorgendo che passa su di noi, è passato, ha imbiancato, ne ha fatto di noi. Il secondo esperimento è... Che poi non è un esperimento, ma una bella realizzazione. Speriamo sia stata gradita. Il secondo esperimento è Il soldato. Ecco, questa poesia è un po' il racconto di chiunque è stato coinvolto in azioni di guerra, partiamo dalle guerre mondiali oppure alle guerre attuali. Penso che nessuno volesse veramente fare il combattente. Oppure... La sentiamo? La sentiamo. Il soldato. Aveva la schiena bruciata dal sole e dedicava tutti i giorni alla sua terra. Delle scarpe bucate aveva le suole e un giorno lo chiamarono alla guerra. Lasciò la casa e la famiglia, senza un pezzo di pane da mangiare. Il suo cuore pareva una conchiglia e pensava ai figli da sfamare. Gli dissero chi erano i nemici contro i quali puntare il suo fucile. E mentre questi sembravano felici, lui si sentiva solamente un vile.
non aveva il coraggio di ammazzare e voleva tornare alla sua terra. Perché lo costringevano a restare se quella non era la sua guerra? Grazie. Questa io l'ho interpretato in modo un po' non molto, diciamo, un po' più allegro. Il ritornello sarebbe bello se voi batteste le mani. Adesso ci provo, eh. Aveva la schiena bruciata dal sole e dedicava tutti i giorni alla sua terra. Gli sberti, le scarpe bucate aveva il suolo e un giorno lo chiamarono alla guerra. Lasciò la casa e la famiglia senza un pezzo di pane da mangiare. Il cuore parea una conchiglia e pensava ai figli da sfamare. Gli dissero dove erano il nemico contro il quale puntare il fucile e mentre questi sembravano felici lui si sentiva un vile. Dissero chi erano i nemici contro i quali puntare il fucile e mentre questi sembravano felici lui si sentiva un vile. Non aveva il coraggio d'ammazzare e voleva tornare alla sua terra perché lo costringevano a lottare se questa non era la sua guerra. Gli dissero chi erano i nemici contro i quali puntare il fucile e mentre questi sembravano felici, lui si sentiva un vile. Gli dissero chi erano i nemici contro i quali puntare il fucile. E mentre questi sembravano felici, lui si sentiva un vile. Grazie. Giuliano Rigo. Bravo Giuliano. Oh, l'augurio è che possa continuare il connubio e che possa magari apportare dei grandi risultati anche a livello di canzoni. Speriamo, speriamo sì. Che Giuliano non si stufi e continui a, ma no, lui a darmi una mano. È in pensione a tempo. Anch'io. Cosa faccio? Rimani lì, ci fai ascoltare un'altra canzone. Dai. E noi ci sediamo e ascoltiamo. Okay. Allora, cosa che ci fai ascoltare? Io vedo quella lì? Sì. Mi fa paura? Ma no. No, perché, no. Perché sempre per il, così restiamo in tema poesia, canzoni, e questa è veramente una canzone importante, si dice canzone d'autore, perché è Boris Vian l'autore di questo testo e anche di questa canzone. È vero? Sì, sì. Tu proponi la versione originale? La versione originale tradotta da Ivano Fossati. Il disertore. Vai. In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente,
per ammazzar la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà oramai son sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità sulle strade di Spagna, di Francia, di Bretagna e a tutti griderò di non partire più e di non ubbidire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a dare il vostro se vi divertirà. E dica pure i suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho. Giuliano, com'è che faceva Canterò? Mi sai gli accordi? Sì. Io che nella langa sono nato e come tanti poi ho abbandonato, canterò di questa terra mia con un poco di nostalgia. Quel giorno ho lasciato i suoi colori portandomi nel cuore i suoi sapori. Ricordi che diventano canzoni, desideri e illusioni. E canto i ricordi miei, notti lunghe delle mie. Canterò ancora io e nel giù che mi bacia lei. Canterò '82. Canterò, grazie. Canzone che vinse la prima edizione del Canta Piemonte e che era una canzone che noi avevamo scritto per Nicola Di Bari, tra l'altro, e che poi dopo l'ho fatta io. Oh, dai. Grazie Giuliano Rigo da Treiso, vicino Barbaresco. Allora, portiamo via un po' di roba perché dobbiamo nuovamente cedere il passo alla nostra bellissima e brava Francesca Mezzadri. Vieni qua, vieni a portare questo soffio. Io ti avevo chiesto di, nel frattempo di andare su con lo spacco, così facevi la nostra rabbit della sera. No, niente, come non detto, come non detto.
Beh, basta che siano di fianco. E poi scusa, dove mi... ma scusa, tu sei un dono del creato, di Dio, scusa. Ecco. Sì, ho capito, però. Scusa. Vabbè, allora, c'è un concilio ecumenico. Così, velocemente, mi hai detto mentre io venivo qua, questa è una canzone che è stata scritta appositamente per me. Per me, a sé, ah. Me. Sì, chi è che l'ha scritta? Stefano Del Nevo. Ha scritto tanti brani, insomma, per tanti grandi artisti del nostro settore, ovviamente, della musica da ballo. Scusi, dopo lei mi lascia il numero di telefono e l'email, le manderò qualche mia canzone. Un'email? Va bene. Va bene. Come si intitola la canzone? Bastava poco. Bastava poco. Dai, Francesca! Mezzatri. Vado. Bastava poco venirci incontro, parlare, ma quel silenzio urla più forte da farci male. Noi due foglie al vento, cadere lento, morire tra incomprensioni, parole mute, frasi taciute, così non rimase una ragione per un giorno in più, ma la voglia mia di dirti io ti amo e tu dove sei con lei adesso, dove sono le tue mani, le tue labbra, cosa fai dentro a quel letto mentre cresce, esplode in me tanta rabbia? Cosa chiedi al tuo piacere, cosa offre al suo volere mentre ami? E ti perdi nell'oblio con chi ha preso il posto che è stato mio. Valevi tanto, eri il mio mondo, il sole, ogni pensiero da cima a fondo eri l'amore. Ma poi venne la notte che aprì col buio le porte, rubò la quiete, spense la luce, portò la sete, così quando avrei voluto dirti non andare, stai. Mi hai portato via in silenzio, mi hai lasciato i guai. Dove sei con lei adesso? Dove sono le tue mani, le tue labbra? Cosa fai dentro a quel letto mentre cresce, esplode in me tanta rabbia? Cosa chiedi al tuo piacere, cosa offre al suo volere mentre ami? E ti perdi nell'oblio con chi ha preso il posto che è stato mio. Grazie. Cosa chiedi al tuo piacere, cosa offre al suo volere mentre ami? E ti perdi nell'oblio con chi ha preso il posto che è stato mio. Bastava poco, non l'hai capito, voluto. Io l'ho sentito, io l'ho vissuto ed ora posso dimenticare. Brava, mi sono allontanato.
Io sono abituato a condividere col pubblico tutto quanto mi succede, ma si sente, mi sono dato pure lo spray nel naso, sono allergico alla bocchetta, questa è la polvere, è terribile. Che brutto lavoro, mamma come mia, si dice a parte. Questa la conoscono anche le moquette. Love you, Rose! Francesca, vai! Vai, vai, che chiudiamo in bellezza, per quel che mi riguarda, eh. Yeux qui font baisser l'aimer, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà les portraits sans les touches de l'homme à qui j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. D'amour, des mots de tous les jours, sauf quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, le jour est pour la vie. Je le perçois, alors je sens chez moi mon cœur qui ognuno ha ciò che si merita. Le patatine. Io la patatina, tu un bel mazzo di fiori. Oh, ma grazie. E chi è il valletto? Francesco. Francesco? C'ho il valletto. Oh, ma ringraziamo Francesco e tutta la sua famiglia, grazie. No, era successo. Francesco, io ti ho insegnato dietro le quinte come si fa a consegnare i fiori. Ecco, ma devo proprio insegnarti tutto. Si fa così, guarda. Così. Sta attento. Guarda. Anni e anni di esperienza. Ripeti, vai. Proprio tu, scappa da ridere a Cred. Proprio tu che spandi per il mondo le patatine. Ascolta, patatina, ma glielo vogliamo fare un applauso
a questo fantastico vieni. Presentatore. Scusa Piero. No, a te, beh, a te, a te, a te, a te, a te, a, come grazie. Si dice la dizione, a te. Piero. Ah, dimmi. Piero. Mi passi il mazzo. Eh? Mi non c'è due senza mazzo. Tre. Ah, ma Dio, cioè, io ho fatto scuola per 20 e più anni, ma non avevo mai insegnato a consegnare i fiori, eh. Per favore, prego maestro. Ho osservato come prego. Fatto, Impara alla svelta. Prego, posi. C'è qualcun altro? Meno male che sono l'unica prego. Donna, se no non ma pu. Grazie. Okay, scusi, guarda com'è. Non dimentichi, ecco. Oh, macio accademico. Grazie. Le farò avere qualche mia canzone. Quante ne vuole? Va bene? Non quante le patatine. Grande applauso per grazie, Francesca. Grazie ragazzi, grazie. A questo punto sarà la patatina o qualcos'altro, ma io ho perso il segno. Signori, per me questa è una giornata terribile. Una giornata terribile perché, e purtroppo la ricorderò per sempre, perché mi riguarda personalmente, quindi oggi mi hanno dato una brutta notizia. Ma va bene così, ecco perché io la ricorderò, perché la ricorderò per questo pubblico di Piacenza. E andiamo avanti con la poesia, andiamo avanti con la poesia, perché Domenico, dove sei? Domenico ti ho preso con il... voglio no, ma dire, con mio tempo arrivo. No, perché a volte da fiore nasce cosa, ecco. È già nata qualche cosa, guarda che c'è tua moglie. Cioè, No, non è nato niente. Allora, dimmi. Io desidero che tu presenti la prossima ospite, che è una poetessa, mi pare. È una poetessa. La vogliamo chiamare sul palco? È una nostra carissima amica. Ecco, vogliamo chiamarla? Chiamiamola. Tu di il nome e io dico il cognome. Giuseppina Cavanna, dov'è? Eccola qua. Eccola che arriva. Ma io l'avevo già vista al tuo paese. L'avevi già vista a Predalbola. Ed era venuta anche in trasmissione a Cavallo è venuta Maggiore. Per le cupole. Ah, sì. Ecco, ecco. Ballando le cupole. Ecco, ecco, ecco. Buonasera ecco. A tutti. Tutto ritorna, Allora, non sapevo che anche tu scrivessi poesie. Sì, scrivo anch'io. Sarebbe stato molto... più facile, il contrario, scrivere poesie per te, per i tuoi begli occhi. Oh, grazie, grazie mille, troppo gentile. Allora, cosa ci leggi, qualche tua poesia? Sì, prego. Vorrei leggere una poesia perché ho scritto convinta da Domenico, che mi ha convinto a scrivere questo libro. Si tratta di ricordi, infatti il titolo è Il vento dei ricordi. Prego. Allora... leggo una poesia, spero che piaccia. Ah, no, no, no. Passeranno i giorni, inesorabili, alteri. Passerai anche tu, col tuo passo leggero di gazzella impaurita. Questo amore, troppo forte per noi, troppo grande da portare, ci schianta il cuore in mille scaglie colorate. Come coriandoli di primavera, la mia anima sorriderà, penserà a te, solamente a te, eterno, immortale, solitario guardiano del mio cuore. E tutti i giorni, inesorabili, alteri, saranno quella sera di danza di farfalle, di stelle e di lucciole nei miei occhi innamorati, nei tuoi occhi legati al mio cuore da invisibile laccio. Passerà il tempo, ma sempre tornerà a quel giorno immortale, a quel campo di papaveri, a quel mio sogno di te soltanto. Brava, complimenti. Spero che vi piaccia. Allora, il maestro Domenico Chinosi ci ha preso gusto e guardalo qui che rispunta. Sì? Ecco, ormai è diventata una professione per lui. Grazie mille. È diventata una professione. Grazie a te, Giuseppina. Tu insegni qualcosa subito allora. Bacio accademico anche per me. Complimenti. Grazie. Ciao, arrivederci. Ciao, tanto piacere. Allora, a questo punto vorrei chiamare sul palco il signor Valerio Galli, della Coltivatori Diretti, responsabile provinciale di Campagna Amica. Dov'è Valerio? Dov'è? Arriva. Arriva.
Quando si parla di coltivatori diretti, io ritorno indietro nel tempo, perché, ciao Piero, perché la mia tesi di laurea è proprio stata sulla storia del coltivatore diretti nella provincia di Asti, ma molti anni fa. Prego. Allora, vuoi dire qualche cosa? Beh, intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito, grazie a Domenico, grazie alla famiglia Chinosi e Francesco, con il quale appunto abbiamo un rapporto di collaborazione, ma che va ben oltre al lavoro, e quindi insomma questa sera ringraziamo per l'invito e porto anche i saluti del nostro direttore, di tutta la nostra organizzazione che non è potuto essere presente, ma poi abbiamo un piccolo omaggio per i presenti di questa sera. Per tutti i protagonisti. E allora vogliamo procedere? Assolutamente. Allora, sì, con piacere. Io prendo la scaletta, vediamo un po' se la trovo, perché a quest'ora, avendo già una certa età, tu Francesco sei pronto? Vado a memoria, io direi di cominciare dal signor Domenico. Dov'è Domenico? Vieni, perché sei quello che, ecco, voglio usare le parole di Matteo, sei una voce inconfondibile della nostra canzone popolare. Bravo Domenico, e continua a cantare con l'augurio di poterci trovare ancora tante altre volte. Speriamo. Va bene? Prego Valerio, prego. Grazie mille. E poi andiamo con il, come si chiama? Dove sono? Ah, eccoli qui. Musetta, eccoli qua. Ci siete? Forza. Intanto salgano anche i componenti del coro Valcuriasca, dai, così risparmiamo tempo. Forza. Tutti, che poi dopo ne cantiamo una insieme, cantiamo Amici Mei insieme. Tutti, forza ragazzi. Francesca, c'è ancora? Vieni, ti sei già spogliata, no? Che peccato. Prego, vieni. Allora, dov'è Valerio? Ecco, guarda. Dopo tanti maschiacci almeno una bella donna, ci voleva. Giuliano Rigo! C'è un premio per te. Chi abbiamo? Sì, ma dov'è? Ma c'è ancora Matteo? Ci sei? Vieni Matteo Bensi! Adagio, Maurizio Pittacco è andato a casa perché aveva il papà da mettere a letto. Ha detto, ha 98 anni il papà di Maurizio, pensate un po'. Ci siamo tutti? Perché vi nascondete là? Ecco, venite avanti. Francesco, vuoi ringraziare il pubblico, Domenico? Facciamo un ringraziamento ufficiale. Qui c'è un microfono. E poi chiudiamo la serata con tutti quelli che vogliono cantare, ringraziando Andrea per la parte tecnica. Prego. E ringraziamo ovviamente tutti i presenti che hanno assistito fino a questa tarda ora. Ringraziamo tutti gli artisti, Coro Valcuriasca, i Musetta. Come ti chiami tu? Solitamente mi chiamo Piero Montanaro, il grande intramontabile, ecco, Piero Montanaro. A parte mia moglie che a volte mi chiama diversamente, ma comunque... No, beh, sono buono. Giuliano Rigo e naturalmente la voce femminile Francesca. Un grazie a Matteo Bensi, a Domenico. A Francesco Chinosi. A chi è? Ah sì, a Francesco. Ci siamo tutti allora? E a Giuseppina che ha partecipato. È vero. Non l'abbiamo chiamata. Dov'è Giuseppina? È tra il punto. Ah.
Vieni Giuseppina. Vieni con noi. Allora, vorrei chiudere ufficialmente così la serata, ringraziando anch'io per l'opportunità che così mi avete dato di trascorrere questa serata insieme a voi. La porterò nel cuore, come dicevo, per dei motivi personali. Niente, c'è questa canzone che unisce i cuori e le voci di chi canta ed è un inno all'amicizia che ormai gira da anni un po' dappertutto in Italia e all'estero. E quindi noi cercheremo questa sera di cantarla a voi, dedicandola con tutto il cuore e soprattutto con tanto amore, con tanta passione per la quale noi così ci avventuriamo nel mondo della musica, perché è quella che ci sostiene, che ci fa andare avanti. Venite avanti in modo che tanto i microfoni captino le vostre voci e soprattutto per essere vicini al pubblico. Vogliamo fare un applauso noi al pubblico, visto che siamo in tanti? Grazie. E come sempre, come saluto io, da vicino e da lontano, i più cordiali saluti musicali firmati da Piero Montanaro. Buonanotte, amici miei! Quando ti prende la malinconia, pensa che c'è qualcuno accanto a te. Vivere non è sempre poesia. Quante domande senza un perché. Ma l'amicizia, sai, è una ricchezza, è un tesoro che non finirà. Metti da parte questa tua tristezza, canta con noi, la tristezza passerà. Questi sono gli amici miei, amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai. Questi sono gli amici miei. Quando ritorna la canzone, canta insieme a noi, la tua tristezza poi se ne andrà via e scoprirai in noi gli amici tuoi. A volte basta solo una parola, questi sono gli amici.
Ciao. Grazie Marco.